comitato di quartiere San Berardo a Teramo negli anni si è trasformato in un vero e proprio contenitore incubatore di idee e progetti. L'obiettivo è quello di dare ai cittadini teramani non solo la possibilità di trovare al suo interno diverse attività sociali, ma anche sportelli a sostegno di tutti. Oltre a numerose iniziative messe in campo, il comitato è diventato nel tempo anche un importante tassello di congiunzione tra gli altri comitati cittadini e le associazioni, tanto da diventare un punto di riferimento per la città per la grande mole di attività presenti al suo interno. Che il nostro progetto è stato quello dell'inclusione, quindi dell'inclusione sociale. In fondo diciamo accogliere tutte le associazioni che possono coprire tutte le varie problematiche di una cittadina come Teramo e provincia, comunque diventa basilare. E la necessità comunque di affidare ad associazioni esperte alcuni singoli argomenti che riguardano la vita di tutti i giorni i cittadini è basilare. Presidente, lei ha parlato di inclusione, quindi le porte sono aperte a chiunque voglia entrare a far parte di questo grande progetto. Assolutamente sì, anche se comunque siamo un po' stretti perché dal 2016, quando c'è stato il terremoto, abbiamo dovuto abbandonare la sede diciamo tradizionale, dove comunque avevamo altre attività. In un certo modo abbiamo ancora una biblioteca, abbiamo all'interno una sala per i convegni, anche per il ballo della terza età, quindi avevamo altre attività a cui abbiamo dovuto gioco forza diciamo rinunciare, però chiaramente in un modo equilibrato accettiamo tutte quante le altre associazioni che vogliono diciamo essere presenti sul territorio. La nostra è un'associazione di volontariato, una ODV, cioè quindi un'organizzazione di volontariato che si occupa delle problematiche nell'ambito sanitario, meglio dire nell'ambito sociosanitario. Vogliamo essere molto vicini ai cittadini e grazie al Comitato di Quartiere San Berardo e alla macro area che è sorta, che ci ha messo a disposizione una stanza proprio nella finalità proprio di essere molto più vicini ai cittadini, soprattutto in questa situazione che stiamo attraversando. E vuole essere un centro di ascolto dove le cittadine e i cittadini che incontrano, che hanno incontrato delle problematiche nell'ambito sanitario, delle strutture sanitarie, possono venire e noi li ascolteremo. Mi soffermo su questa, sull'aspetto dell'ascolto, perché è fondamentale saper ascoltare le persone che si rivolgono a noi. Perché è già un punto per loro positivo, no? il sentirsi ascoltati e poi trovando qual è il fulcro del loro problema, insieme a loro li accompagneremo nella soluzione di questi problemi. Il Comitato di Quartiere San Berardo ha anche una TV e una radio all'interno proprio dell'insieme, delle tante iniziative che riesce a portare avanti, e c'è anche una trasmissione che si chiama Un Caffè Con. Sì, è una trasmissione che è iniziata un anno fa un po' per gioco e abbiamo puntato sull'intervistare le persone note di Teramo che hanno avuto dei buoni traguardi, senza però prendere in considerazione la loro posizione, nel senso intervistiamo la persona. È lui che ci parlerà di come è arrivato poi al traguardo raggiunto. Ci divertiamo tantissimo, si divertono tanto anche le persone che vengono ospiti e scopriamo dei lati che magari non sono noti ai più, per cui è un po' una ricerca, diciamo che si basa tutto sulla curiosità. Teramo Città Solidale è nata proprio per svolgere attività di supporto alle associazioni, ai comitati, ai cittadini, maggiormente sul tema della democrazia partecipativa. Ora, noi abbiamo fatto dei corsi di formazione anche con l'Università di Teramo, abbiamo avviato una serie di procedimenti sui referendum comunali, ricorsi al TAR per atti, la richiesta di accesso agli atti,
Abbiamo avviato procedimenti per la formazione dei nuovi comitati di quartiere delle macro aree, per cui diciamo che è un'associazione di studio. Tra le tante attività che ospita il Comitato di Quartiere di San Berardo c'è anche l'UGC, cioè l'Unione Generale Consumatori. Ci occupiamo principalmente di dare consulenza e assistenza legale a tutte le persone che hanno problematiche relative al diritto del consumatore. Quindi, per scendere nel pratico, parliamo di problemi relativi a contratti di somministrazione, quali le bollette, problemi relativi alla contrattualistica in generale, tutto ciò che inerisce al rapporto tra consumatori e grandi aziende multinazionali. Quindi pensiamo di fare un lavoro di grande sostegno alla cittadinanza all'interno di questi locali. C'è anche un altro format all'interno del Comitato di Quartiere San Berardo che si chiama Spazio Musica ed è gestito da Nancy Fazzini. Sì, in realtà diciamo che Independent Radio TV non è altro che un po' l'evoluzione di quella che è la televisione radiofonica. Produciamo vari format, tra i quali Spazio Musica, che ci ha dato l'opportunità di collaborare anche con Big, con i quali abbiamo consolidato poi una relazione, come Umberto Maggi, che è il bassista dei Nomadi, piuttosto che Anastasia, e quindi il manager di Anastasia ci ha portato a fare le riprese lì. Insomma, abbiamo incontrato vari artisti. Spazio Musica è uno dei format che va in onda su 60 reti televisive italiane e si aggancia a Spazi, che invece è un altro format esclusivamente radiofonico che va su 300 radio FM. Quindi diciamo che siamo partiti da una radio di quartiere, radio televisione di quartiere, ci siamo un po' evoluti e questi agganci, diciamo, questi contatti, questa rete che abbiamo creato è rimasta solida per tutto questo tempo e speriamo possa continuare ad andare avanti, ecco. Alla fine dello scorso anno abbiamo inaugurato questa sede territoriale dell'ASI, che ha anche un'altra sede all'interno del campo scuola di atletica leggera qui a Teramo, e quindi siamo partiti un po' con quella che è tutta l'attività sportiva che riguarda un po' tutti gli sport in generale. Abbiamo iniziato subito con il nuoto, con l'atletica, e adesso piano piano cerchiamo di allargarci anche ad altre federazioni. Un movimento sportivo che a Teramo è molto importante. Sì, Teramo è un movimento sportivo molto importante, è una città nella quale ci sono veramente tante discipline, dal calcio, pallamano, diciamo atletica, insomma un po' tutte le specie. Ci sono tantissime associazioni sportive che riempiono tutti gli impianti, e quindi diciamo adesso il nostro compito sarà quello mio come presidente, ma anche del comitato dell'ASI, quello di cercare di, appunto, di ridare il giusto vigore, la giusta importanza a questa importantissima associazione, che tra l'altro ci offre tantissime opportunità non solo a livello locale e regionale, ma anche a livello nazionale, di poter far gareggiare tutti i giovani. All'interno del comitato di quartiere c'è anche una scuola di pittura rivolta ai ragazzi dai 12 anni in su. Diciamo che è rivolta ai ragazzi da 12 anni in su, anche per una questione di sicurezza in questo momento, ma anche perché per questi ragazzi ci vorrebbero dei corsi diversi, diversificati. Comunque è un luogo di incontro, non è una vera e propria scuola, è un laboratorio dove ci sono scambi sia ludici che culturali. Ci sono anche i ragazzi del centro diurno che fanno parte dell'iniziativa? Sì, ci sono, e soprattutto rivolto anche a queste persone, questi ragazzi che sono davvero bravissimi e si sono integrati benissimo in questa realtà, ed è un luogo dove ci sono tutte le fasce d'età e sono persone che hanno interesse per questa materia, ma che anche perché hanno qualcosa da fare al di là del virtuale, di quello che si trova sempre solo sui social. È anche un modo per stare insieme, un modo per vivere più socialmente, diciamo, e meno virtualmente. La macro area 4, formata dai tre quartieri che gravitano intorno alla Gammarana, San Berardo e alla stazione, si sono messi insieme per cercare di avere una visione comune di tutta la nostra zona. E due anni fa, proprio su questa logica, abbiamo presentato all'amministrazione comunale
un'ipotesi di ristrutturazione di tutta l'area della stazione e abbiamo presentato proprio una variante al piano triennale delle opere pubbliche, quindi costringendo quasi l'amministrazione a dover riflettere su questa straordinaria area che potrebbe diventare il fulcro della nuova città. La proposta prevede semplicemente lo spostamento della fermata dell'autobus di 50 metri e ciò permetterebbe la riapertura di quella che era la barriera fra la Gammarana e Viale Crispi. Un intervento apparentemente semplice, ma che nella sua semplicità potrà ridare sviluppo a tutta quest'area e dare la possibilità, la viabilità, la nuova stazione, la scuola che gravita la D'Alessandro che gravita su quest'area, di avere un polmone su cui poter riflettere, su cui poter vivere. Domenico Bucciarelli è il presidente del coordinamento dei comitati di quartieri di Teramo. Sono tanti gli argomenti che voi state portando avanti in città, tra questi c'è anche la questione dell'ospedale. Sì, sono tanti, sono anche importanti perché riguardano la città, non riguarda i singoli quartieri, ma sono tutti argomenti impattanti sulla città. Quindi, siccome non interessa di tipo generale, abbiamo deciso di fare un coordinamento dei comitati di quartiere, appunto perché per sintetizzare le problematiche che attengono, ripeto, le più importanti che attengono Teramo. E quindi stiamo trattando, come accennavi, sia il tema del nuovo ospedale, come abbiamo trattato il tema del parco fluviale, come abbiamo trattato il tema delle progettualità in relazione al PNRR. Sotto questo aspetto abbiamo consegnato 7-8 schede progettuali da parte del coordinamento dei comitati di quartieri e quindi ci siamo interessati di numerose cose, numerosi temi. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, tra cui anche c'è quella della centrale elettrica della Cona. Ci sono altre aspettative chiaramente che attengono alla riqualificazione di questo quartiere, che è di San Berardo, quindi la risistemazione della ferrovia. Che posso dire? È un'analisi che è positiva, la consideriamo positiva e intendiamo ancor più percorrerla con attenzione se ce la consentiranno. Perché con la nascita delle macro aree, e io sono responsabile della macro area 6, sembrerebbe che dal regolamento, anzi è certo che dal regolamento, il coordinamento non può essere, non può avere rilevanza giuridica. Quindi sotto questo aspetto stiamo cercando di dialogare con l'amministrazione comunale per capire quale sarà il futuro di questo coordinamento, che noi riteniamo sia indispensabile, appunto perché sintetizza le problematiche che attengono alla città. Presidente De Angelis, all'interno del Comitato di Quartiere c'è anche l'ANFE di cui lei è presidente. Esatto, da quest'anno abbiamo anche una sezione della provincia di Teramo. Abbiamo già iniziato ad operare gli ultimi mesi dell'anno passato. Adesso però incominceremo ad agire in maniera ancora più significativa. Ci tengo a dire, quindi a ringraziare il Presidente nazionale che è il Dottor Paolo Genco, nonché anche il responsabile abruzzese che è il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, che è lui che tiene i rapporti con l'estero, perché c'è da dire che la ANFE sarebbe l'Associazione Nazionale Famiglie e Migranti. Ora, l'ANFE è presente in Italia dal 1947 ed è riconosciuta dall'allora Presidente, no, d'accordo, della Repubblica. In ogni caso, per dare alcuni dati e l'importanza della presenza dell'ANFE non solo a Teramo in Italia, ma in tutte le parti del mondo. Consideriamo che gli italiani di terza e quarta generazione nel mondo sono circa 80 milioni, di cui iscritti all'AIRE, che sarebbe l'anagrafe italiana all'estero, quindi dei cittadini che sono iscritti all'anagrafe sia in Italia che all'estero,
sono in tutto 5.486.000, 5 milioni e mezzo di eredi, e sono distribuiti diciamo nelle zone, in Argentina per esempio sono 869.000, in Germania 785.000, in Svizzera e così in Brasile, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Belgio. E quindi noi abbiamo una rappresentanza di persone che comunque vivono da entrambe le parti. E in più ci sono gli altri 80 milioni di italiani all'estero che comunque meritano un significativo aiuto, se vogliamo, perché quelli che stanno all'estero hanno anche i familiari in Italia, e quindi noi ci occupiamo di entrambi i lati del continente. Non ultimo e più importante, che alla data tra il 2019, tra il 2010 e il 2019 sono 900.000 gli italiani e italiane che hanno lasciato il nostro paese, di cui 200.000 con un titolo di studio uguale o superiore alla laurea. Quindi questo è un grido di dolore verso chi sta andando fuori dall'Italia.